Quest'oggi sono a Monza, teatro dell'apertura della stagione 2019 del Mini Challenge, categoria monomarca giunta alla sua 8ª edizione. Ed è qui, su questo tracciato, che ho deciso di portarvi in un posto molto particolare, ovvero il podio di Monza, in compagnia di Stefano Gabellini, team manager della Promo Drive Automotive, scuderia che si occupa di elaborare e sviluppare all'estremo queste straordinarie vetture da competizione. Vediamo cosa ci sa dire di questo campionato. Dunque, in questa prima gara di Monza abbiamo 22 macchine iscritte, che poi sono tutte le 22 mini challenge attualmente esistenti, quindi siamo full. Abbiamo circa 26 piloti, perché in alcune vetture corrono due piloti. La Pro, diciamo, è la versione un po' più estrema, ha una elaborazione che la porta ad essere più veloce, ha un cambio sequenziale, una centralina racing, ha più cavalli, un po' più leggera, quindi è la punta di diamante, diciamo. La Light è un po' più basica, anche se a livello estetico sono perfettamente uguali come aerodinamica, cerchi, assetto. Ha 231 cavalli come da concessionario, una centralina di serie originale e un cambio stradale, quindi è un po' meno prestazionale, meno costosa. Cominciamo qua a Monza, la prossima gara ci spostiamo a Misano, dopodiché andremo ad Imola, Mugello, Vallelunga, per poi terminare ancora nel gran finale qua a Monza. Una Pro, diciamo, in versione pronto gara, chiave in mano, intorno ai 50.000 euro, 48.000, 50.000 più IVA, mentre una Light 40.000 più IVA, sono circa 10-12.000 euro di differenza fra le due vetture. E siamo particolarmente contenti perché la Light è nata un po' con quell'intento, cioè di far avvicinare il puro gentleman che vuol divertirsi senza andare in mezzo alla lotta con gli esagitati che ci sono nella Pro là davanti, e anche per i giovani. E proprio in questa gara Monza abbiamo tre ragazzi minorenni, fra cui anche una ragazza, che debuttano nell'automobilismo, comunque hanno fatto pochissime esperienze in altre cose, ma il primo campionato vero a cui partecipano è questo, quindi per noi è bellissima questa cosa. L'handling, il divertimento, la velocità in curva, i piloti si divertono perché consente proprio delle velocità di percorrenza in curva alte, quindi proprio il feeling con la guida. Sono ben 6 gli appuntamenti in calendario per questo 2019. Oltre alla tappa inaugurale di Monza, le mini si sfideranno su tracciati come Misano, Imola, Mugello, Vallelunga, per poi tornare nuovamente sul tracciato Brianzolo il 18 ottobre per la chiusura della stagione. Ma adesso andiamo a conoscere più da vicino due piloti di questo campionato. Nome: Gabriele. Filippo. Cognome: Torelli. Bencivenni. Età: 28. 17. In che categoria corri? Categoria Pro. Categoria Light. Quanti cavalli ha la tua mini? 265. 231. Cosa ti piace della tua mini? Il cambio spettacolare, stabilità e percorrenza in curva. Cosa ci puoi dire del go-kart feeling? Che fa paura, si sente in tutte le curve, tutti i rettilinei, pazzesca, bellissima. Il go-kart feeling è espressivo perché si scompone molto la macchina in frenata, però allo stesso tempo quando vai a prendere il gas in curva rimane lì piantata e percorre bene. Una parte da Leone l'esercitano le concessionarie mini presenti in massa con le proprie vetture, che ovviamente si distinguono tra loro per livree ad hoc. Importanti ed accresciuti i premi in denaro rispetto alla passata stagione, con i vincitori delle singole tappe chiamate a contendersi, oltre alla gloria del primo posto, anche un montepremi generoso. Sicuramente un campionato divertente, emozionante, combattuto fino all'ultimo. Perché non venire a vederlo? Perché noi purtroppo da italiani abbiamo questa cattiva abitudine di vedere bene solamente la Formula 1 e sarebbe il caso di toglierci di dosso questa patina di snob. Però adesso voglio sapere cosa ne pensate voi del Mini Challenge 2019, quindi fatemelo sapere nei commenti qui sotto a questo video, su tutti i nostri canali social e ovviamente al sito internet motorsport.com.